Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di martedì, giornata di Marte, giornata di azione, di forza, di coraggio, anche di combattività all'occorrenza, ma una giornata particolarmente importante ancora per i segni d'acqua. Vediamo cosa hanno da contarci gli astri per oggi, martedì 21 febbraio 2023. Prima di addentrarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie e via via segno per segno di come esse agiscono, ti ricordo che per aiutarmi a crescere ulteriormente questo mio canale, per proporti contenuti sempre più belli e accattivanti, di iscriverti qualora ancora non l'avessi fatto, di lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per notifiche, lasciare un commento e ora puoi anche addirittura abbonarti per avere tutta una serie di privilegi, oltre che appunto aiutarmi in maniera più che mai concreta. Ti ricordo anche che al di là di queste interpretazioni sintetiche di questi oroscopi hai modo di approfondire certi aspetti con un'analisi più specifica e personalizzata richiedendomi un consulto personalizzato, o se vuoi addirittura acquisire la conoscenza di questa materia in maniera più approfondita puoi addirittura partecipare ai miei corsi per appunto entrare in possesso di queste importanti conoscenze di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Ultimissima cosa, per gettare uno sguardo su questi 10 mesi poco più del 2023, sempre presenti nel mio canale questi 12 video, uno per ogni segno zodiacale, per appunto avere una prospettiva dell'evoluzione planetaria più interessanti per te, appunto, segno per segno. Mettiamole vivo, giornata ancora interessante, dicevamo, per i segni d'acqua, soprattutto per il segno dei pesci, nel cui segno appunto si trova la luna, soprattutto se appartieni alla seconda e l'ultima decade. Particolare appunto la contemporanea presenza anche di Nettuno, per cui questo senso più percettivo, questo senso più inconscio, questo senso più veramente profondo si fa sentire in maniera decisamente molto marcata, in senso positivo sicuramente per i pesci stessi e analogamente anche per il segno del cancro, per i nati la seconda e ancor più l'ultima decade, analogamente per i segni del scorpione, sempre seconda e ultima decade. Quindi questo viaggio in profondità, questo viaggio nella capacità di avere un buon uso di quel senso più intuitivo, più percettivo della realtà tutta attorno a te, quindi questo senso di maggior possibilità anche di entrare in ottima sintonia con questo senso empatico, con questo senso più che mai, lo ripeto, percettivo, con veramente una capacità di andare al di là di quello che è l'apparenza. Viceversa, questa presenza lunare potrebbe ancora farsi sentire in maniera un po' disturbante per i nati la seconda e l'ultima decade dei più frizzanti gemelli e sagittari, e ancor più per i nati la seconda e ultima decade del segno della Vergine, con questo senso magari di quasi mancanza di punti fermi, che è come se risultassero un po' sfocati da un punto di vista di queste emotività apparentemente fuori controllo. Contemporaneamente questo oggi, sempre per quanto riguarda questo tenore più acqueo, sempre importante la presenza del sole con questo suo recente arrivo nel segno dei pesci, quindi per i pesci stessi nati la prima decade e analogamente appunto per i nati la prima decade del segno del cancro, dello scorpione. Un tenore viceversa in leggero ribasso con questa presenza solare potrebbe ancora farsi sentire appunto per i nati la prima decade del segno dei gemelli, del sagittario e appunto della Vergine, questo senso magari di non riuscire a procedere con quella linearità, quella normalità normalmente ambita. Ancora importante anche la presenza di Mercurio per quanto riguarda i nati la seconda decade del segno dell'acquario, della bilancia, dei gemelli, quindi questa apertura, questa socializzazione, questa capacità di coinvolgere le persone vicine con questa apertura mentale ancora più spiccata del consueto, per i gemelli ancor più considerata appunto la contemporanea presenza di Marte nel proprio segno, quindi questa attitudine veramente andare incontro a tutta una serie di novità, tanto più se si distaccano da certi canoni, con un maggior entusiasmo e con una ancora maggior capacità di coinvolgere appunto nell'ambito amichevole, nell'ambito anche professionale, le persone con cui hai a che fare. Quindi in un senso decisamente molto positivo.
energia di grinta, energia di forza per quanto riguarda i nati la seconda decade dell'Ariete, con questa evoluzione astrale recente di Giove, appunto, che si fa sentire maggiormente per i nati la seconda decade, così come per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario, ma è soprattutto questo recente arrivo della giornata di ieri di Venere, che riguarda l'Ariete stesso, così come appunto i nati la prima decade del Leone e del Sagittario, con questa intensità, questo calore, questa passione, questo desiderio di tuffarsi nell'amore. Un amore rinnovato, sia che si tratti di un rapporto già in essere, sia che si tratti ancor più di un rapporto nuovo, veramente con questo atteggiamento molto giovanile, molto focoso, molto desideroso di bruciare le tappe in questo ambito più intimo e personale, o comunque di vivere con questo senso di rapidità anche quei rapporti più intimi e personali con le persone che sono importanti, che, a cui vuoi bene o che ti vogliono bene. Questo è un po' in sintesi l'evoluzione planetaria più significative di oggi, e tutto sommato questa presenza mercuriale viene magari un po' indirizzata in maniera più concreta anche da un Urano che dà un po' più di struttura a questi pensieri magari un po' troppo innovativi. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete. Anche quest'oggi questa presenza della Luna continua a farsi sentire, se appartiene alla seconda e all'ultima decade, quindi questa capacità di andare anche al di là di quel rapido modo di valutare le situazioni, le persone, con la capacità di soffermarti in un certo qual modo, in maniera magari insolita per te, su certi dettagli, che riesci a cogliere in un senso quasi più percettivo, quasi più inconscio rispetto a quel tuo modo molto veloce, molto rapido, veramente di valutare le situazioni. Contemporaneamente questo oggi è decisamente importante la presenza di Venere, da ieri appunto arrivata nel tuo segno, e ti consente veramente di vivere con intensità i rapporti interpersonali a cui maggiormente tieni, i rapporti d'amore, i rapporti con chi ti vuole bene, che ti vedono più che mai protagonista, più che mai desideroso e desiderosa di come dire, bruciare le tappe pur di vivere con profondità, con intensità, con passione, con fuoco questo tipo di rapporti, che appunto sono più che mai importanti per te in questo momento. Dal punto di vista della concentrazione, della rapportualità in un ambito sociale anche amichevole, se appartiene alla seconda decade, è sempre ottimale questa presenza di Mercurio, che ti consente veramente di approcciarti con un modo molto brioso, molto coinvolgente e diretto verso delle novità che sono più che mai appunto stimolanti per te. Per te, costante e coerente Toro, ancora una giornata dai connotati decisamente particolari, ma comunque positivi, la capacità da parte tua, se appartiene la seconda e l'ultima decade, di andare al di là di quel tuo approccio normalmente molto concreto, molto strutturato, molto lineare, molto basato su dei punti fermi, ma magari con una sorta di attenzione anche tutta una serie di dettagli, di sensazioni che normalmente non consideri di eccessivo rilievo, specie se appartiene appunto all'ultima decade. Questa contemporanea presenza sia della Luna che di Mercurio e di Nettuno ti consente veramente di andare al di là di quello che è l'apparenza delle situazioni, ma approfondire, andare veramente non soltanto oltre l'apparenza, ma percependo quelle che sono le scelte giuste, le modalità ottimali di relazionarti, di comportarti per raggiungere comunque appunto degli obiettivi sempre molto concreti, molto importanti per te, anche se seguendo una via magari un po' particolare, un po' diversa rispetto al solito per te. Se appartiene alla seconda decade, concentrazione non proprio ottimale, idee che magari fluiscono in maniera non del tutto lineare, ma soprattutto nella sfera più intima e personale, che c'è questa focosità, questo colore nuovo, se appartiene alla prima decade, con questo recente e positivo arrivo di Venere. Continuiamo con te, frizzante, intelligente, Gemelli, che va incontro ancora una giornata dei connotati un po' altalenanti, un umore un po' in ripresa, si fa sentire se appartieni alla prima decade, nonostante una presenza del Sole che viceversa potrebbe ancora smorzare un po' il tuo buon centramento. Viceversa, se appartieni alla seconda e l'ultima, e la forma generale è essere ancora in buon equilibrio, mentre l'umore non proprio al top, appunto con questo effetto ancora disturbante della Luna. E particolarmente se appartieni all'ultima decade,
si va a sovrapporre anche questo effetto ancor più così nebulosizzante di Nettuno, che veramente a livello di sensazioni, a livello di percezioni potrebbe farti sentire un po' spaesato, un po' spaesata, quasi come se ci fossero degli stimoli che non riesci bene a inquadrare, non riesci bene a individuare, e magari da questo senso non dico di inquietudine, ma veramente di non perfetto equilibrio dal punto di vista emotivo. Decisamente migliora la situazione se appartiene alla seconda decade, con questa presenza costante di Marte nel tuo segno, che ti consente veramente di allargare le tue prospettive, se non altro per quanto riguarda la tua attitudine di ricerca, ritrovando degli stimoli che sono decisamente molto positivi per te, ancor più considerata la contemporanea presenza di Mercurio che ti guida verso prospettive di innovazione e decisamente molto appunto stimolanti per la tua attenzione. Per te, sensibile ed emotivo Cancro, ancora una giornata dei connotati un po' altalenanti. Ottimale la presenza del Sole se appartieni alla prima decade, in grado di farti sentire con questo buon centramento, questa capacità tutto sommato di armonizzarti in senso positivo nell'ambiente in cui ti muovi, sia privato che professionale che si tratti, e ancor più dal punto di vista emotivo, considerata questa presenza della Luna se appartieni alla seconda e l'ultima decade, che ti consente veramente di fissare dei punti di intesa con molta più facilità, percependo con ancor più facilità, con maggior profondità, quello che è l'energia in campo, quello che è la sensibilità delle persone che ti sono vicine in ambito privato o anche appunto in ambito professionale. Quindi questa capacità di andare ancora più del solito, considerata appunto questa contemporanea presenza di Nettuno in profondità in ogni situazione, con questo senso veramente di trarne dei risultati, trarne delle risposte che magari possono sfuggire a chi ti è vicino, ma invece a te risultano più che mai intelligibili, anche andando di là veramente delle parole. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, buon equilibrio ancora se appartiene alla seconda e all'ultima decade, viceversa questo arrivo recente di Venere se appartiene alla prima decade potrebbe alterare un po' certi equilibri nell'ambito dei rapporti a cui maggiormente tieni. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, che va incontro ancora una giornata nell'insieme decisamente interessante, positiva, con delle energie in campo che ti consentono tutto sommato di anche prestare maggiore ascolto, più che non a porti in una posizione di assoluto rilievo come normalmente sei portato e portata a fare. Quindi una sorta di capacità rinnovata da parte tua in senso stimolante di veramente dare attenzione, dare ascolto alle anche percezioni che ti arrivano da parte del rapporti che vivi con le persone, sia in ambito professionale che in ambito privato. Decisamente focosa, intensa, appassionata, coinvolgente la vita più intima e personale, i rapporti d'amore se appartiene alla prima decade, con questo recente arrivo di Venere che riesce veramente a colorare con questo tipo di tinte questo ambito di vita più privato che ti riguarda. Concentrazione sempre in ripresa se appartiene alla prima decade, ancora ottimale se appartiene all'ultima, non tutte le estrinsecazioni dei tuoi punti di vista nei rapporti sociali che intessi, sia privati che professionali, fluiscono secondo le tue aspettative se appartiene alla seconda decade, con questo Mercurio potrebbe risultare ancora un po' disturbante. Decisamente più positivo l'apporto di Marte, che ti consente appunto di allargare certe tue prospettive in un senso positivo e tutto sommato anche stimolante per te. Per te, metodica e razionale Vergine, ancora una giornata dai connotati un po' delicati, una parziale ripresa per quanto riguarda il tuo umore, si fa sentire almeno se appartieni alla prima decade, e nonostante appunto la contemporanea presenza del Sole che potrebbe ancora riuscire a smorzare quel tuo consueto tenore generale, quel sentirti ben centrato e centrata nelle posizioni in cui ti trovi. Viceversa, la posizione della Luna, ancora un po' disturbante, potrebbe farsi sentire ancora se appartieni alla seconda e soprattutto all'ultima decade, considerata anche la contemporanea presenza altrettanto disturbante di Nettuno. Quindi a livello emotivo veramente nelle varie situazioni anche più semplici, anche più banali, in un certo qual modo potresti avere questa sensazione che qualcosa ti sfuga, qualcosa non sia ben intelligibile, ben inquadrabile in quella modalità che normalmente sei in grado di estrinsecare, di farti sentire appunto emotivamente ben centrato e centrata. Nulla di particolarmente importante, ma è un transito molto veloce della Luna che potrebbe appunto ancora quest'oggi farsi sentire in questa maniera un po' sfasante per te. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, dopo questo allontanamento di Venere che ha un po' disturbato, alterato questo tipo di rapporti nell'ultimo periodo, c'è questo appunto ritorno di un buon equilibrio, una sorta di prassi e normalità in questo ambito.
proseguiamo con te estetica e creativa bilancia, una giornata ancora un po' delicata con delle energie in campo che ti consentono in un certo qual modo di trovare dei punti d'accordo, dei punti di riferimento, di condivisione importante per te con le persone che ti sono vicine, andando anche al di là di un aspetto prettamente dialettico per così dire, ma coinvolgendo anche quel senso più profondo, quel senso più emotivo di questi rapporti per te maggiormente importanti. La presenza più di rilievo comunque è quella di Mercurio, se appartieni alla seconda decade, che ti consente negli ambiti sociali, negli ambiti amichevoli di ben figurare, di coinvolgere le persone con cui ti relazioni in un senso positivo, in un senso di condivisione di nuove prospettive che possono essere appunto stimolanti per te e per le persone con cui interagisci, sia si tratti appunto di ambiti più privati che ancor più magari in ambiti professionali. Soltanto dal punto di vista della vita più intima e personale, questo recente arrivo di Venere, se appartiene alla prima decade, potrebbe alterare in parte certi tuoi modi di porti, certi equilibri nei confronti delle persone per te più importanti in ambito amoroso e in ambito affettivo. Per te strategico e inconscio Scorpione, ancora una giornata dai connotati decisamente interessanti, in forma generale ottimale se appartiene alla prima decade, con questa presenza del Sole che ti fa sentire veramente in ottimo equilibrio. Per quanto riguarda viceversa l'ambito più emotivo, il modo di estrinsecare quelle che sono le tue percezioni, sempre ottimale questa presenza della Luna, se appartiene alla seconda e ancor più se appartiene all'ultima, considerata anche la contemporanea presenza di Nettuno. Quindi quel tuo aspetto più di indagine, quel tuo aspetto più di andare in profondità in una situazione, di percepire in maniera proprio ultrasensibile tutta una serie di elementi, risultano veramente ancora più spiccati, ripeto, se appartiene all'ultima decade, consentendoti veramente di andare al di là delle apparenze, traendone anche dei positivi vantaggi in un certo qual modo anche nella sfera più professionale per quanto riguarda appunto certi obiettivi che ti sei posto e posta. Concentrazione viceversa ancora in buona ripresa per i nati la prima decade e in un buon equilibrio per i nati l'ultima, mentre questo Mercurio potrebbe ancora risultare un po' disturbante per quanto riguarda i nati la seconda decade. Vita intima e personale decisamente molto più accesa, molto più coinvolgente con questo recente arrivo di Venere. Andiamo avanti con te ottimista e avventuroso Sagittario, ancora una giornata tutto sommato un po' altalenante, buona forma generale se appartiene alla seconda e all'ultima decade, un sole ancora un po' non del tutto equilibrante potrebbe farsi sentire, viceversa se appartiene alla prima decade, non facendoti sentire appunto così ben centrato e centrata. Viceversa per quanto riguarda la tua emotività, il tuo umore, c'è una situazione quasi speculare, quindi una buona ripresa se appartiene alla prima decade, viceversa se appartiene alla seconda e all'ultima potrebbe farsi sentire questa evoluzione astrale appunto della Luna, che è come se ti facesse ancora sfuggire determinate cose, non farti sentire con quel equilibrio così ambito, soprattutto se appartiene all'ultima decade, considerata anche per te questa presenza di Nettuno che potrebbe veramente indurti ad avere una percezione un po' sfocata, un po' nebulosa delle situazioni senza neanche che te ne renda ben conto. Decisamente migliore la situazione nella sfera più intima e personale se appartiene alla prima decade, con questo recentissimo arrivo di Venere che ti consente veramente di vivere con intensità, con passione, con grande coinvolgimento la vita amorosa e anche i rapporti con le persone a cui tieni, con molta spontaneità, molta schiettezza e con la possibilità veramente di risolvere anche eventuali punti di vista di discordanza con molta rapidità. Per te pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata un po' altalenante, una buona forma generale ti continua a caratterizzare se appartiene alla prima decade con questo sole decisamente favorevole che ti consente anche di essere magari un po' meno fermo e ferma su certe tue posizioni con una maggior attenzione alle sensazioni, tutto ciò che ti accade attorno. Anche dal punto di vista emotivo puoi avere questo tipo di approccio, questo tipo di atteggiamento se appartiene alla seconda e all'ultima decade considerata appunto questo
evoluzione della strada della Luna, che ti consente in maniera magari un po' bizzarra, un po' insolita per te, di lasciare spazio, non dico alla fantasia, ma a quei lati più slegati dalla realtà necessariamente concreta, per prestare ascolto a delle sensazioni, delle percezioni che invece si possono rivelare decisamente molto azzeccate e molto interessanti per te, specie appunto se appartiene all'ultima decade, considerata appunto questa importante presenza di Nettuno. Soltanto dal punto di vista della vita più intima e personale, se c'è un buon equilibrio ancora, se appartiene alla seconda e all'ultima decade, la presenza di Venere potrebbe farsi sentire in maniera un po' alterante questi equilibri per te di assoluto rilievo, se appartiene alla prima decade, con queste tue tendenze magari avere degli atteggiamenti un po' secchi, un po' bruschi, anche nei confronti magari di chi ti vuole bene e di chi ti ama. Andiamo avanti con te frizzante e anticonformista Acquario, ancora una giornata decisamente intensa, interessante, ricca di stimoli, particolarmente se appartiene alla seconda decade, continua a farsi sentire questa presenza positiva di Mercurio nel tuo segno, che specie appunto a livello mentale, nel privato, negli ambienti amichevoli o anche in ambito più professionale, nei rapporti appunto sociali con coloro con cui hai degli affari e degli intenti di tipo costruttivo, ti vedono più che mai spiccare con questa capacità veramente di estrinsecare dei punti di vista, delle valutazioni che vanno al di là di quelli che sono i crismi normali, con appunto una buona riuscita per quanto ti riguarda. Dal punto di vista della tua forma generale, buon equilibrio se appartiene alla prima decade, con questo sole nell'insieme positivo, e anche per quanto riguarda la tua emotività si fa sentire in un senso positivo la luna di oggi se appartiene alla seconda e l'ultima decade, in grado di spostare il tuo tenore, spostare la tua attenzione verso ambiti non soltanto di attenzione verso quel contesto sociale in cui sei, ma veramente in un ambito ancora più esteso, in un certo qual modo, al di là appunto di quella cerchia di persone che già conosci. Notevole colore, intensità e passione nell'ambito della vita più intima e personale, con questo recente arrivo di Venere che, se appartiene alla prima decade, veramente ti regala momenti intensi con chi ti ama. Concludiamo con te fantasioso e profondo Pesci, che va incontro a una giornata decisamente intensa, piacevole, veramente quasi cucita su misura per te. Un sole propizio continua a farsi sentire in senso positivo se appartiene alla prima decade, facendoti sentire ben centrato, centrata, con questa veramente possibilità di vivere con profondità, con intensità in quegli ambiti in cui già normalmente ti senti a tuo agio e ancor più nella giornata di oggi. Dal punto di vista emotivo è importante questa presenza ancora della luna nel tuo segno, specie se appartiene alla seconda e ancor più l'ultima decade, considerata appunto questa contemporanea presenza nettuniana che veramente riesce a colorare il tuo modo di rapportarti, la tua emotività, di questa profondità, di questa incisività, di questa possibilità veramente di andare ben al di là di quello che è l'apparenza, ma con questa capacità veramente empatica, percettiva, intuitiva, quasi paranormale, di veramente cogliere ogni minimo significato, ogni minimo elemento che appunto la giornata ti porta, in un senso veramente molto positivo per te. Dal punto di vista della vita più intima e personale, questo spostamento di Venere che ti ha favorito nelle ultime settimane colora invece adesso appunto questo ambito di vita privata di tinte molto più intense, molto più appassionate, più che non appunto romantiche come è stato di recente. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove, sempre ti invito per aiutarmi a produrre contenuti sempre più belli e accattivanti, a sostenermi, a iscriverti al canale, a lasciare un like sotto questo video, a mettere un commento se ti fa piacere, a attivare la campanella per le notifiche, ora anche concretamente abbonandoti, quindi dandomi un sostegno più che mai concreto, ma anche traendo dei benefici, dei vantaggi a te riservati, secondo tutte le modalità che trovi appunto nel mio astroblog, addirittura in un video che specifica quali sono questi vantaggi a te appunto riservati. Ti ricordo ancora la possibilità di fruire di questi miei servizi mirati dal punto di vista astrologico per rispondere a tutte le tue domande con un'analisi personalizzata appunto dal punto di vista astrologico, o se desideri appunto acquisire queste conoscenze per in piena autonomia
fare degli esami astrologici per quanto ti riguarda, puoi anche partecipare ai miei corsi comodamente da casa tua, on demand, negli orari, nei modi a te più confacenti. Ultimissima cosa, sempre presente nel mio canale per questi 10 mesi e poco più, questa analisi del tutto il 2023, 12 video, uno per ogni segno zodiacale. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale domani mattina alle ore 7, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!